aperta però. Abbiamo indetto questo sit-in aderendo all'iniziativa lanciata a livello nazionale in maniera assolutamente ampia, non è una questione strumentale che si utilizza contro qualcuno, e questo lo apprenderete perché nel documento che poi vi ho sottoposto non troverete che questo. Non possiamo sottacere quello che sta accadendo, ma non possiamo sottacere l'escalation che si sta producendo, e dire queste cose come cittadino, come cittadini e come rappresentanti delle istituzioni significa fare il proprio dovere, non contro qualcuno, ma per la nostra comunità, per il nostro paese. L'iniziativa si chiama Basta Razzismo e andrà avanti fino a verso le 7. Ovviamente la partecipazione non può essere fisiologicamente larga per il semplice fatto che parliamo del 31 luglio. L'iniziativa è stata lanciata ieri sera, noi però ritenevamo fondamentale anche nella nostra città dare un segnale, anche in un momento in cui evidentemente molte persone sono in ferie e non è certamente il momento migliore. Però questo è un atto simbolico che certamente verrà ripetuto e che soprattutto testimonia la nostra vigilanza, il nostro tenere alta la guardia rispetto a questi fenomeni di razzismo tout court, a 360 gradi, verso chiunque venga percepito come diverso. Ciao Paolo. Ciao. Ognuno è libero di esprimersi sul tema del razzismo a proprio modo, ma a 80 anni dall'emanazione delle leggi razziali del 1938 da parte di re Vittorio Emanuele III, scritte di proprio pugno da Mussolini, vedere svegliare nel nostro paese l'intolleranza e l'odio razziale in una continua escalation su tutto il territorio nazionale deve mobilitare ed indignare la coscienza di ogni persona. Le istituzioni devono fare la loro parte, non dicendo che il problema non esiste, ma operando per prevenire e reprimere ogni forma di razzismo. È dovere di tutti i cittadini stigmatizzare questi comportamenti, prendendone le distanze, senza rifugiarsi nell'indifferenza, frutto di sottovalutazione e superficialità. Quando parliamo di razzismo, oggi parliamo di quella linea di confine estremamente mobile che è rappresentata dalla paura del diverso, che porta inevitabilmente a violare la dignità delle persone, facendo proprio una concezione dell'uomo che non appartiene alla storia della nostra Repubblica, fondata sulla Carta Costituzionale e sui valori dell'antifascismo. L'intolleranza razziale si espande potendo coinvolgere in tempi ed in modi diversi tutti coloro che per stile di vita, religione, estrazione sociale, razza, orientamento sessuale possono essere considerati fuori da una autoreferenziale normalità. Il nostro paese ha già vissuto questi momenti, che sono iniziati a carico di diversi con intimidazioni verbali, intimidazioni fisiche, danni alle cose e poi alle persone, in un crescendo di esasperazione e rabbia ben prima dell'emanazione delle leggi razziali. Tutto questo si può ripetere. La nostra Costituzione, i nostri valori di comunità democratica e libera vanno difesi e conquistati ogni giorno. Su questo noi dobbiamo battere. E su questo dobbiamo sforzarci di far ragionare chi pensa che questo sia un terreno strettamente politico e di competizione tra formazioni politiche. Un conto sono le scelte che io personalmente non condivido delle politiche sull'immigrazione che il governo può legittimamente assumere, perché è legittimato a farlo. Altra cosa sono i toni e i modi autoritari che non esprimono l'autorevolezza del leader, ma evocano solo l'autoritarismo dell'uomo solo al comando, che nei momenti di crisi e paura è sempre da evitare. Ancora peggio se il ministro degli interni, che tutela la sicurezza di tutti, prova ad ignorare questo fenomeno o a banalizzarlo, perché si possono generare due tipi di rischi. Il primo, sottovalutando la violenza razziale che esiste nel nostro paese, l'emulazione o la rabbia può aumentare esponenzialmente. Fenomeno già vissuto decenni fa con un grande dolore nel nostro paese, le famose squadracce. Due,
L'altro è altrettanto inquietante, è che l'escalation possa innescare delle reazioni da parte di chi le subisce e creare ulteriori incidenti. Siamo certi che questo il ministro degli interni non lo vorrà. Ma nessuno dica, dopo questa nostra iniziativa, che il PD cerca pretesti. È doloroso constatare che c'è chi pensa che solo il centrosinistra debba condannare le aggressioni razziste. Io rivolgo il mio appello ai tanti cattolici che hanno votato la Lega, ai tanti ex diessini di sinistra che hanno votato 5 Stelle. Guardate nel profondo del vostro cuore e della vostra anima e parlate, non abbiate paura. Dobbiamo farci sentire rispettandoci a vicenda per le rispettive scelte elettorali, ma abbiamo il dovere etico e morale di non tacere rispetto a questa montante intolleranza razzista in Italia. Questo è quello che noi, il messaggio che vogliamo lanciare a tutti quelli che anche per motivi di impegni altri, di ferie, oggi non possono essere qui, anche per una organizzazione molto veloce che siamo stati costretti a dare. La notizia di questa iniziativa, come dicevo, a livello nazionale si è diffusa ieri sera. E immediatamente, nonostante i conti, guardate, non è una questione di numeri, vedo che con il labiale state contando. Quello che stiamo esprimendo va oltre le persone presenti e rappresenta certamente molte di quelle che oggi, per tante ragioni, non ultima quella che magari non lo hanno nemmeno saputo, perché da ieri sera a stamattina, ma è importante la simbologia, essere qui a testimoniare questo. E sono certa che tanti e tanti si uniranno a noi, perché gli italiani stamattina mi dicevano, uno dei tanti post su Facebook, dove è normale sentenziare e dare condanne certe, senza istruttoria, senza indagini, e mi dicevano: ma vi fa tanto paura il populismo? Siamo tutti populisti. Io a questa signora ho risposto in questo modo: in Italia sotto il fascismo erano tutti fascisti, quando è caduto il fascismo nessuno lo era. Prima del referendum tra monarchia e repubblica erano tutti monarchici, dopodiché erano tutti repubblicani, il referendum è stato vinto dalla Repubblica in maniera importante e forte. Per cui non significa oggi cosa siamo, oggi il nostro popolo, la nostra nazione è stata provata dal punto di vista di tante crisi e da una condizione che riguarda tutto il mondo, in modo particolare l'Europa. Per cui spetta a noi mantenere salda la coscienza su questi temi, che sono gli unici che creano e che tagliano un discrimine tra una comunità democratica libera e una società che si occupa solo dell'individualismo e non si occupa più del prossimo. Questo volevamo testimoniare.